Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazze voglio farvi vedere Dadan, lì ho il cartone, sono stata da Cray, quindi ho deciso di farvi il video spesa Cray, anche perché ho speso 30 euro, quindi non ho preso tantissimo, ma per lo più dolci. Però voglio farvi vedere, ho deciso di farvi il video spesa perché ho trovato una cosa che desideravo da troppo tempo e non la trovavo mai da nessuna parte. Stavolta l'ho trovata e adesso voglio provarla, assolutamente non posso farmela scappare, meno male, infatti appena l'ho vista sullo scaffale, poi adesso capirete di cosa sto parlando, me la sono accaparrata subito, l'ho messa subito nel cestino. Comunque, come sempre vi lascio tutti i prezzi in sovraimpressione di ogni pezzo. Adesso è arrivato il Cri e niente, iniziamo. Ciao. Ragazzi, il Cri ha visto i dolcini, è Ciao, impazzito. Ciao! tutto perfetto. Perfetto, allora ho comprato le cose giuste, meno male. Adesso svuotiamo tutto una alla volta e vi faccio vedere. Visto che ci sono già fuori questi, comincio da questi. No, vabbè, quando li ho visti non potevo non prenderli. Erano i donuts. Vi avviso, la maggior parte sono dolci, non è una spesa di quelle come si deve, diciamo, è più che altro dolciaria. E sono i donuts e questi qua sono dei lattini, penso che si chiamino così. Clio nero, non so come si pronunci. Comunque sono alla fragola e questo è il pistacchio. C'erano anche alla vaniglia, però ho detto boh, visto che io amo la fragola, il Cri ama il pistacchio, uno lui, uno io. Almeno non sbaglio e sono andata sul sicuro. Poi vi lascio qua in prezzi in sovraimpressione come sempre. Ah, ecco, qua mi è uscito già lo scontrino. Vi faccio vedere che ho pagato 31,12 euro. Andiamo avanti. Ho preso le Coca-Cole, c'era il set da due, mi sono fatta mettere tutto nei cartoni perché con le borse ero scomodissima, ragazzi. Comunque ho preso due Coca-Cole, la classica Original Taste, anche perché le vendevano tutte a pacchetti praticamente, non c'erano le casse, allora ne ho prese una così da due. Poi le sue pesche di... Questo qui è della pasticceria, sono le pesche al, come si chiamava? Ah, al cacao, peschina al cacao, senza grassi idrogenati e senza OGM, della linea Fratelli Fiori le dolcezze, sono made in Italy, il Cri, ragazze, se dovete farlo felice regalateli le pesche, queste qua con l'Hermes al cacao e lui impazzisce. Poi, per stasera ci siamo presi due pizze che, strano ma vero, sono 2 settimane, ma 2 settimane che non mangiamo la pizza. Noi di solito tutti i sabati la mangiamo e quindi oggi che è domenica per me la mangiamo. Ieri non l'abbiamo mangiata, ieri alla fine abbiamo mangiato un risottino con le carote. E oggi pizza, ho voluto prendere il formato convenienza che era anche in offerta. Questa è la pizza cotta su pietra margherita. Poi al massimo se ci... Io vado sul sicuro a prendere la margherita. Poi al massimo se vuole aggiungersi qualcosa abbiamo le patatine fritte, abbiamo... No, patatine fritte, qua sto dicendo, abbiamo i wurstel, patatine fritte non ce l'abbiamo. Abbiamo i wurstel, abbiamo prosciutto, quindi poi se la vuole si aggiunge qualcosa. All'interno ce ne sono tre, sì, tre pizze surgelate, appunto sono della Cray. Poi andiamo avanti, ho preso... Questo è uno degli yogurt che ama, diciamo, il Cri assolutamente con tutto il suo cuore. Siete pronti? Dadan! Questo qui è lo yogurt, ragazzi, della linea Alpio Valtellina. Questi sono degli yogurt che fanno con il latte puro di montagna e qua da noi in Valtellina e sono la vita. Ci sono a tutti i gusti, ma gli yogurt preferiti di questo genere qua del Cri sono i mirtilli. Infatti questo che gli ho preso all'interno contiene confettura di mirtilli. Il Cri impazzisce. Ci sono anche le confezioni più piccoline, però così almeno se lo inizia magari domani mattina, facciamo un esempio a colazione per due colazioni, perché lui ne mangia mezza colazione e l'altra metà la colazione dopo poi sparisce. All'interno ce ne sono mezzo chilo, penso, sì, mezzo chilo, ma cioè è di una bontà assurda. A me piace tanto quella alle fragole di questo yogurt. La cosa che cercavo e che non ho mai trovato, che vi ho detto, che vi parlavo prima, dadan! Ragazzi, ho trovato finalmente gli Original Oreo Vanilla Flavor. Praticamente sono gli Oreo di Lady Gaga. E
e sono molto curiosa di provarlo. Ci sono 5 pacchetti all'interno, lo proveremo di sicuro in un vlog a colazione, mentre facciamo colazione insieme, in un vlog che uscirà in futuro sul canale, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati, non perdetevi i prossimi video, perché ne usciranno di tantissimi tipi, tutti diversi, sia vlog che spacchettamenti haul, di tutti e di più, anche un try on haul uscirà. Comunque questi li assaggeremo insieme in un vlog, visto che sono super chiacchierati e non vedo l'ora assolutamente di provarli anche io. E mi è venuta adesso in mente un'idea col cappuccino, la proveremo assolutamente con un cappuccino questi Oreo. Poi, quando andavamo al Lidl, adesso un po' che non ci andiamo, il Kia si prendeva sempre i Dadan, i Bounty, non al cacao, cioè perché c'erano anche quelli al cacao. Io ho voluto prendere invece questi qua all'albicocca, gli ho detto io te li prendo, ma faccio io. E allora gli ho portato questi qua all'albicocca, perché lui è un po' intollerante al cacao, almeno non su dichiarazione medica, però sembrerebbe che ogni volta che mangia cacao sta male, e quindi allora io ho preferito non prendergli le cose al cacao. Infatti se vedete le pesche al kermes è un'eccezione, però gli yogurt ai mirtilli, le pizze margherite, vabbè lì non c'è il cioccolato, i donuts gliel'ho presi al pistacchio perché c'erano anche il cioccolato bianco, il cioccolato fondente, il cioccolato con le mandorle, e infatti gliel'ho presa al pistacchio e fragola. Meno cacao mangia e meglio è, secondo me. E anche la torta, che è l'ultimo dolcino, non l'ultimo pezzo della spesa, l'ultimo dolcino che ho preso in questa spesa, che è costato 3,90, c'è già su scritto il prezzo, non gliel'ho preso al cacao, ma gli ho preso la torta. Questa qui è una torta al limone, guardate che carina, sembra un po' quelle della Mulino Bianco, anche quelle delle Urspin sono molto buone le tortine al limone, però l'ho voluta prendere poi per 3,90 e poi è bella alta, cioè non so se si capisce, ma è più o meno come il mio mignolo, non fate caso alle unghie, devo mettere lo smalto. Gli ultimi pezzettini che non sono dolci, la Coca-Cola ve l'ho fatta vedere, ho preso 2 pacchettini di spaghetti, visto che li avevo finiti, ho voluto prendere, poi non costavano quasi niente, ho preso questa qua della marca La Molisana, grano italiano, solo grano italiano, questi qua sono decorticato a pietra, allora mugnai da 4 generazioni, aria pura di montagna, acqua cristallina di sorgente, praticamente sono cottura 13 minuti trafilata al bronzo. Io sono andata in fissa anche all'Eurospin con la linea bronzo della pasta, troppo buona. Questi qui è il numero 14, spaghettoni numero 14, e ho voluto prendere 2 confezioni, questi secondo me al ragù o anche con la panna top, panna e gamberetti magari. Datemi un consiglio su come cucinarla, piccolo sondaggino nel video, secondo voi come devo cucinare questi spaghetti? Voglio proprio vedere, visto che voi siete bravissimi e bravissimi ogni volta a mandarmi le ricettine giuste. E come ultima cosa di questo video spesa ho preso sempre della Krai la panna UHT da cucina, i flaconcini da 200 ml, e ne ho presi 2, anche perché questi li ho studiati, appunto li ho presi diciamo perché li ho studiati da combinare con gli spaghetti, però non so ancora come cucinare gli spaghetti come vi ho detto prima. E questo è tutto il cartone che adesso andiamo a buttare. Questa era la mia spesa da Krai. Aiuto, mi viene la tosse. Ok Kati, ok. Questa è la spesa da Krai, spero che comunque vi sia piaciuto anche questo mini svuota la spesa. Sono troppo contenta di aver trovato gli Oreo di Lady Gaga, che voi non potete capire, non sono nuda sotto, c'ho la canottierina ragazzi, perché se mi metto così sembra che sono nuda sotto. Comunque, come vi ho detto prima ragazzi, mi raccomando ok Kati, concentrati, mi raccomando rimanete sintonizzati perché dovranno uscire tantissimi video, soprattutto dei vlog, perché ci sto prendendo gusto, mi piace proprio fare i vlog, anche perché mi dite che vi tengo molto compagnia con i vlog e sono molto contenta, e sono molto contenta anche di voi, dell'affetto che mi date, dei commenti belli che mi scrivete, soprattutto cioè davvero sono molto orgogliosa di voi, grazie anche perché siamo quasi arrivati a 4.000 iscritti, vi ho già ringraziato in 2 o 3 video precedenti, però vi ringrazio anche adesso, davvero grazie, non avrei mai pensato, anche se comunque
Uno potrebbe dire è poco, no, per me è tantissimo perché immaginatevi una piazza con 4.000 persone che hanno cliccato il tasto iscriviti, ok? Comunque sono molto contenta ragazzi, vi ringrazio, adesso vado, non chiacchierò più, spero che questo video vi sia stato di compagnia, un bacione, fatemi sapere, ultimo sondaggio nei commenti, se avete mai assaggiato gli Oreo di Lady Gaga, anche perché... come vi ho detto prima, sono molto curiosa di provarli. Eccoli qui, guardate anche la scatola tutta rosa, cioè top. Davvero bellissimi. Spero anche buonissimi. E niente, un bacio, vado, non vi rompo più, scappo. Ciao.